Eccoci qua. Buon pomeriggio. Aspettiamo che parta ufficialmente la diretta e che si colleghino un po' di nostri amici. Questa domenica pomeriggio 26 aprile. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi entriamo nel vivo. Ciao Davide, buon pomeriggio. Ciao Domenico, mi fa piacere vederti collegato, soprattutto Antonella, che è la sorella di Angela. Prossimo personaggio molto interessante che andremo a incontrare. Per molti di voi anche a conoscere, farò visita insieme a voi a una delle boutique del gruppo Vitale, storica azienda familiare. Oggi incontrerò Angela, donna e imprenditrice veramente in gamba, e mi farà davvero piacere poter aver modo di fare due chiacchiere con lei, parlare non solo della sua storia, anche un po' della Calabria, quindi un altro pezzo d'Italia da questo punto di vista. Allora, buon pomeriggio a tutti, buona domenica. Sto continuando questo tour virtuale attraverso il nostro paese, raccontandovelo attraverso le migliori boutique presenti sul nostro territorio, ma soprattutto attraverso la viva voce e le testimonianze di tantissime persone, di tantissimi imprenditori del settore. In questi ultimi giorni ho avuto con estremo piacere modo di incontrare e dialogare anche con titolari di aziende, di brand, e per questo ringrazio ancora una volta tutti i titolari di boutique e anche recentemente, ripeto, il titolare Luigi Lardini e la famiglia Lardini, che mi hanno permesso di raccontare la storia della loro azienda e come si stanno muovendo. Ieri Monica Sarti, direttrice creativa e fondatrice e proprietaria insieme al fratello del brand Faliero Sarti. Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri, anzi oggi questa mattina ringrazio, ho avuto conferma, sarò presto anche all'interno dell'azienda del brand Avantois. Martedì pomeriggio saremo con Berwich e quindi proseguiremo, mentre continueranno nel corso del tempo anche continuerò gli incontri, le visite alle boutique e inizieremo anche dei dialoghi con gli showroom multi-brand presenti sul territorio nazionale, che ci daranno anche loro una loro testimonianza e ci racconteranno come si stanno organizzando, come si stanno preparando a quelle che sono le evoluzioni del mercato dal punto di vista distributivo commerciale, ma anche dal punto di vista comunicativo. Non vi faccio perdere ulteriore tempo e cerchiamo immediatamente di collegarci con Angela Vitale, che in questi giorni, come molti di noi, sta passando gran parte del suo tempo anche al telefono, parlando con moltissime persone, altri imprenditori per confrontarsi, aziende, ma da questo punto di vista poi ci faremo raccontare. Angela non è solo proprietaria ovviamente di una boutique imprenditrice, è, come spesso capita e come vi raccontavo, anche veramente un punto di riferimento di una comunità, non solo quella ripeto, della città di Crotone, ma in generale della regione Calabria. Quindi sta avendo dei confronti abbastanza serrati nell'ultimo periodo con diversi esponenti, colleghi, per cercare in maniera fattiva di trovare delle soluzioni e delle proposte a questo momento particolare. Quindi pone grandissima attenzione non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale. Una persona molto attenta su diverse tematiche. Vediamo se la riusciamo a recuperare. Ci siamo sentiti poco fa, ma temo che il telefono le sia squillato nuovamente. Visto che abbiamo Antonella, che è la sorella, in diretta con noi, se tu riuscissi a sentirla, io ancora non la vedo, quindi cerchiamo di capire se riusciamo ad averla breve in linea. Ancora no.
Ripeto, buon pomeriggio intanto a tutti. Vedo che nel mentre si sono collegate tantissime altre persone. Vi ringrazio della partecipazione e del sostegno che mi state dando in queste giornate. E mi fa estremamente, estremamente piacere. Segno che, come ho avuto modo di ripetere più volte, un po' tutti noi abbiamo oggi più che mai necessità di confrontarci e di dialogare, di portare rispettivamente le proprie esperienze e magari anche soprattutto competenze per trovare dei nuovi modi di dialogare prima di tutto e di condividere. Ma come molti di voi si stanno accorgendo, ahimè, anche in questo periodo è assolutamente difficile. Un elemento che dovrebbe essere un po' alla base continua a essere, anche in un momento di difficoltà, quello della condivisione, del dialogo, difficile. Quindi spesso resta un argomento importante, ma che rimane lì. Poi pochi riescono a mettere in pratica questo dialogo e questa condivisione. Saluto anche Felloni, spero di avervi presto, che possa essere questo momento anche stimolante per voi, visto che non abbiamo mai avuto modo di collaborare, visto che un esponente della famiglia è anche un membro importante, un esponente importante per quanto riguarda la vostra area geografica con Confederazione Moda Italia e Confcommercio. Quindi mi auguro ci possa essere anche questo tipo di occasione, questo tipo di dirette servono a queste situazioni qua. Ripeto, sono aperte a tutti, quindi non faccio, diciamo, differenze né di zone né di rapporti di amicizia, nessun tipo di privilegio con qualcuno piuttosto che con un altro. Quindi spero che possa essere davvero un luogo aperto di dialogo, un luogo in questo momento virtuale, ma dove spero che cerchiamo di parlare di argomenti abbastanza concreti. Da lì anche la mia idea di darvi da delle dirette non seduti da casa, anche se, come vedete, come io sono seduto a casa perché dobbiamo fare questo, ma stiamo riuscendo a collegarci con degli imprenditori che hanno le autorizzazioni ovviamente per fare quello che fanno, per essere all'interno dei loro negozi o delle loro aziende, e che sono ancora chiuse, ricordiamolo, ma possono frequentarle per spedizioni piuttosto che per altre situazioni lavorative, e questo è anche un modo per dare un pochino di concretezza, dare un contesto adeguato a quelli che sono gli argomenti di cui trattiamo e cercare anche tramite le immagini magari di comunicare qualcosa che vada molto più in là del semplice allestimento della camicia appesa. Quindi aspettiamo un attimo. Quale secondo voi la strategia, ci scrivono gli amici di Gaudenzi, quale secondo voi la strategia che i commercianti di abbigliamento dovrebbero seguire all'apertura? Grazie nel mentre Antonella che ci comunica di qualche problema di connessione di Angela. Secondo, in termini di strategia, io con molta umiltà dico che sicuramente, fermo restando, intanto ci colleghiamo con Angela, scusate, nel mentre che rispondo così non la perdiamo nuovamente. Vediamo un po', vi chiedo scusa, eccolo. Come stavo rispondendo, sicuramente adesso speriamo che arrivino delle direttive del governo concrete, perché alla fine nessuno di noi ha ricevuto ancora delle indicazioni ben precise su come dovremmo attuare tutti i procedimenti, sanificazione o d'altro. Ma quello sicuramente che ci tengo a precisare, tolto queste direttive che devono arrivare dall'alto, Non ho un negozio, ma frequento da molto tempo i negozianti, ho modo di collaborare con loro sotto diversi punti di vista. Sicuramente quello che non dobbiamo fare, non dobbiamo, diciamo, lavorare esclusivamente con politiche di sconti o con sistemi, ripeto, che sono vecchi, quando oggi il sistema è totalmente cambiato e dobbiamo attuare delle strategie nuove e dobbiamo sicuramente combattere, questo è certo. Però eccoci qua, buon pomeriggio Angela, grazie mille di avermi dato la possibilità di venirti a trovare almeno virtualmente a Crotone, nella vostra città, e di aprirmi le porte di una delle tue boutique. Sono particolarmente contento perché, come anticipavo, oltre a proseguire questo viaggio in Italia e quindi dare visibilità e raccontare una storia anche della vostra regione,
In questo caso parliamo con una donna che oltre a essere imprenditrice, quindi con le sue boutique, è anche una persona davvero molto attiva in termini davvero di rapporti umani con tanti altri negozianti ed altri professionisti, ma che sta davvero combattendo non solo in questo momento, ma anche in precedenza su diverse tematiche che stanno molto a cuore nella vostra specifica regione, nella vostra specifica città, che spesso, ahimè, diciamo, non è presa in maniera corretta in considerazione anche in termini proprio di bellezze, di servizi offerti, di grandi opportunità che può dare questa terra. Quindi, eccoci qua, buon Buonasera, grazie pomeriggio. a te Federico. Ben trovato e ben trovati a tutti. Sono felicissima di ospitarti e di ospitare tutti quelli che ci seguiranno, anche se diciamo in una piccola parte di una delle nostre boutique. Quello che dici è esattamente Ancora stato qualche minuto, d'animo di tutti abbiamo qualche noi piccolo e problema comunque di siamo qui collegamento. pronti. Pronti a rivedere quelle che saranno le dinamiche e le modalità necessarie per, diciamo, riprendere là dove abbiamo lasciato, ma in realtà reinventandoci, perché se tutto quello che in questi 2 mesi è stato e così è, non potremmo sicuramente tornare alle vecchie modalità. Per cui è molto, molto importante proprio cominciare a lavorare su noi stesse. Io sinceramente ti dico che sto lavorando intanto proprio su me stessa e sull'approccio che devo avere nei confronti delle cose, delle abitudini, degli orari, cioè tutte queste cose. Quindi ho iniziato a fare intanto questo lavoro su me stessa per poi riuscire a trasferirlo ai miei collaboratori, alla mia famiglia, con i quali poi ci troveremo a dividere tutta l'esperienza successiva, ma che sarà purtroppo in maniera diversa. Poi sai, noi del Sud siamo abbastanza calorosi in tutte le nostre manifestazioni, le nostre espressioni, quindi dobbiamo metterci un impegno in più anche a mantenere queste distanze sociali che sono sicuramente necessarie, ma che comunque sono un po' difficili da mettere in pratica. Certo. Sono assolutamente concorde con te e capisco bene, anch'io, diciamo, come sai, essendo romano, il lato passionale, diciamo, è anche proprio umano nel voler dare un abbraccio, la stretta di mano, oltre che dare facilmente del tu, mi e ci contraddistingue a noi romani. Eh, Sì, detto, certo. detto questo, detto questo, iniziamo con raccontare soprattutto la vostra storia. Tra le altre cose, ti porto i saluti virtuali di un amico comune che è Jacopo Foti, che sappiamo ultimamente vive a New York, è un professionista che si occupa appunto di distribuzione, gestisce con il suo showroom a New York la distribuzione di alcuni marchi italiani e so essere, diciamo, amico in comune. Più che amico, è proprio il bimbo che ho visto crescere nello showroom della sua meravigliosa mamma, Connie, e il suo gruppo. Quindi virtualmente gli mando un bacio e lo abbraccio, sperando di poterlo veramente rivedere presto, di poter confrontarci Certo, come ai spero vecchi. nei prossimi giorni, se tutto va bene, sarò in collegamento con lui, appunto Ah, bene, perfetto. da New York, e quindi per Noi a farci volte raccontare. ci scriviamo su LinkedIn, ci Perché penso che commentiamo. sia appunto molto importante la sua testimonianza, ovviamente non solo come professionista, ma come persona vivendo, diciamo, dall'altra parte del globo in questo momento e in un territorio che sta vivendo, ovviamente delle grandissime problematiche come noi, quindi un luogo fantastico, ma come spesso succede, c'è anche l'altro lato della medaglia, quindi pieno di contraddizioni. Assolutamente, sì. Quindi sarà, penso, molto Molto interessante il suo interessante, racconto. sicuramente. Lo seguiremo Detto volentieri. questo, raccontaci un po' della storia, da dove tutto inizia. Guarda, la storia inizia, è una storia familiare, come penso un po', diciamo, nel nostro mondo, è molto lontana, inizia veramente lontanissima.
perché io sono la terza di tre, cioè dopo tre, la quarta, diciamo, di tre, dopo tre generazioni. 1905, una bottega di tessuti, ma io direi una bottega di tutto, perché nel 1905, per i racconti che mi sono stati fatti dai miei nonni, le botteghe avevano tutto. E quindi inizia veramente la nostra storia, inizia lì. Dopodiché i miei genitori, e la cosa, diciamo, incredibile, per cui sia io che mia sorella, diciamo che non abbiamo avuto quasi alternativa, è che entrambi i nonni erano i classici commercianti. E per cui noi abbiamo sempre solo sentito parlare di commercio, di vendita, solo di questo. E ci siamo ritrovati quindi poi i miei genitori, mia madre che è stata bravissima nel 1975. Non solo che ti abbiamo perso. A dare un impulso, e dopodiché, insomma, ci sono state le varie evoluzioni fino ad arrivare ad oggi. E chiaramente, io e mia sorella prendendo, diciamo, strade diverse, ma con un unico obiettivo. Lei si è lasciata prendere, si è innamorata dei numeri. E io invece della parte un po' più ludica, quindi a lei spetta il compito di rimproverarmi, di bacchettarmi, e io invece mi lascio andare un po' di più alla fantasia, ecco. E questa è la storia che ci porta qui, una storia fatta di persone, e da sempre, fin dal grande cambiamento. La forza motrice sono sicuramente stati i nostri collaboratori, e anche il rapporto che ognuno di noi, insieme a loro, ha con i nostri clienti. Perché, caro Federico, Crotone è una bellissima città sul mare. Tra l'altro, proprio ieri è partita una campagna, di marketing popolare. Il suo ideatore gli piace definirla così, per far conoscere proprio le nostre bellezze. Però non è una zona turistica, e quindi i nostri successi, cioè tutta la nostra evoluzione, noi la dobbiamo veramente esclusivamente ai nostri clienti, cioè a questa città e al comprensorio che ha creduto sempre in noi, ci ha seguito in tutte le nostre evoluzioni, anche nei nostri cambiamenti, quindi fidandosi anche a volte, perché a noi è piaciuto anche rivolgerci non soltanto ai brand, diciamo, quelli consolidati, nazionali e internazionali, ma anche a brand di ricerca. Per cui però cioè la nostra forza è stata anche la nostra capacità di rassicurare il consumatore finale, il nostro cliente. Anche i nostri negozi sono, diciamo, un po' un salotto. A noi ci piace ricevere, come se fossimo a casa. Io in realtà adesso ho riscoperto la mia casa, mio marito e mia figlia mi guardano, diciamo, un po', perché per la prima volta dopo 55 anni mi hanno visto stare, insomma. È una cosa, diciamo, comune a molti, a chi fa questo lavoro, a chi è in generale un imprenditore, quindi i tanti sacrifici che si fanno per la propria azienda, per la propria passione, per il proprio lavoro, anche ovviamente per i propri dipendenti, perché poi questa è la realtà. Chi lavora in maniera onesta e con grande passione ha addosso, si porta addosso, diciamo, uno zaino di impegni e di obblighi, di doveri importanti, quindi Senso di responsabilità che chi ha appunto. coscienza e lavora con coscienza sa perfettamente di cosa stiamo parlando, ecco, quindi non è tutto divertimento, anzi. Sì, quello che dicevi è assolutamente, no, particolare. Voi ovviamente lo vivete in prima persona, con un territorio così bello, con uno dei mari davvero più belli che abbiamo in Italia. È un territorio incredibilmente poco conosciuto, da noi italiani per primi, e ovviamente, come dicevi, a livello turistico è solo forse recentemente, con qualche piccola campagna, impegno sempre di piccoli imprenditori, pubblicizzato e raccontato, ma Ti anche interrompo a un livello, attimo. ahimè, anche a livello mediatico, nelle tante pubblicità, nei tanti programmi dedicati alle bellezze italiane, non è, diciamo, solo in parte raccontato, viene sempre un po' bypassato a favore di altri luoghi
meravigliosi, per carità, nella Calabria stessa, ma conosciuti e visti nei vari tempi, insomma, posso dire Tropea piuttosto che Isola Capo Rizzuto, altri luoghi, insomma, che bellissimi, ma che magari tanti conoscono e andrebbe, ci sarebbe necessità di scoprirne tanti altri. Insomma, la nostra Italia ha veramente tantissimi luoghi interessanti sotto tutti i punti di vista. Sì, è vero. Infatti a questo proposito ti dico che effettivamente quando dici campagne di piccoli imprenditori dici bene, perché questa città veramente i piccoli i risultati, seppur piccoli, che ha ottenuto li deve veramente a piccoli imprenditori che hanno veramente fatto e fanno e continuano a fare miracoli per poter far sopravvivere le loro aziende. A loro va veramente tutto il nostro applauso, perché grazie a loro che riusciamo ancora in qualche modo, ma si tratta solo di lavoro degli imprenditori, di piccoli imprenditori. Sì, da questo punto di vista, ripeto, poi io in questi giorni ho avuto modo proprio di sottolineare come, ovviamente, ripeto, i ristoranti, i bar, le strutture alberghiere, qualsiasi tipo, ovviamente, di attività recettive, oltre ad essere stata colpita in maniera veramente violenta da questa problematica, da questo lockdown, dal coronavirus e da quant'altro. Ovviamente anche i negozianti ne sono stati coinvolti e come i bar e i ristoranti, anche i negozi stessi sono per le città dei veri punti di incontro, sono dei riferimenti e mai come in una città, ovviamente in una piccola comunità come può essere Crotone stessa, che come dicevi vive nei rapporti quotidiani dei suoi cittadini, quindi non vive di turismo, di passaggio, di persone esterne come potrebbero essere altre località. Quindi, mai come adesso, ovviamente questa chiusura non è problematica solo dal punto di vista economico, ma lo è anche dal punto di vista proprio sociale e anche veramente di supporto. Tu, da questo punto di vista, sappiamo che sei una donna energica e che non nega mai un sorriso a nessuno, e insomma, sono momenti assolutamente particolari, no? Per tante, e innescano delle dinamiche veramente nuove, nel senso, come dicevo, più brutto del termine nuovo, no? Perché quando si parla di novità, spesso è giustamente collegata a delle cose belle, a delle innovazioni, a un futuro, mentre in questo momento qua il nuovo è davvero quasi in antitesi, veramente crea un rumore, è quasi un ossimoro, se vogliamo, no? Sì, è vero, Quindi infatti questa parola, cioè ricominciare, che di solito è il preludio di qualcosa di migliore rispetto a quello che è. In realtà noi sappiamo che ricominciare per noi rappresenterà una grossissima incognita, però diciamo che un po' fa parte della nostra categoria, metterci sempre in gioco, sempre in discussione, rimboccarci le maniche, cercare di affrontare sempre le problematiche. Chiaramente questo è stato uno tsunami che ha coinvolto tutti inaspettatamente, e assolutamente ciò che sarà non è assolutamente neppure prevedibile, ritengo. Nonostante il mio ottimismo, guarda, io certo. dico che il mio è un ottimismo genetico, perché anche a voler costringermi ad essere pessimista, poi alla fine trovo sempre qualcosa che mi fa sorridere. Però capisco che adesso è veramente complicato anche utilizzare questo mio ottimismo, perché effettivamente in questo momento io sto concentrando tutte le mie energie, tutta la mia attenzione nel capire quali formule. Proprio quali formule, quali modalità adottare per questo restart, che non sarà il classico. Ecco perché io dico che anche le parole avranno un altro significato. Cioè, ora, ogni volta che useremo una parola, dovremmo dargli il significato per la situazione che stiamo vivendo, perché purtroppo anche questo ha avuto un cambiamento. Quindi non Sì, riusciamo a. nel mentre, come discutevamo con te, ma anche con altre persone, amici o altro, salutiamo tra l'altro Francesco Tombolini, mi fa Sì, molto piacere che sia collegato con noi, assolutamente sì, un abbraccio caloroso e virtuale. del quale io personalmente sottolineo sempre l'atteggiamento molto corretto e propositivo che ha avuto nei miei confronti, ma in generale anche
diciamo, le dichiarazioni che ha espresso da uomo libero, no? Ho potuto apprezzarle assolutamente, ho condiviso, a prescindere dai contenuti specifici, proprio il fatto che sia stata una delle poche persone che ha avuto il coraggio di dire e dare delle indicazioni, comunque lanciare un sasso senza nascondere la mano. Quindi questo qui Assolutamente. io Tra trovo l'altro, che ripeto, a indicazioni che poi prescindere da quelli sono che sono i contenuti, quindi non voglio assolutamente. andare lì a ficcarmi in. Assolutamente, non vogliamo entrare, diciamo, in cose troppo impegnative, però sicuramente, come dici tu, ha tirato il sasso e non ha nascosto la mano, ma per cose che poi effettivamente adesso stiamo vedendo, toccando con mano, che probabilmente sono necessarie, perché la lettera di Armani, piuttosto che, cioè, ci dicono che questo rallentamento, che uno poi, è come ho detto prima, le parole hanno un significato importante oggi. Oggi, in tema di coronavirus, anche il significato delle parole deve essere preso e deve essere inteso per come, diversamente da come erano intese. Quindi, anche quando parli di congelare una stagione, bisogna poi andare a vedere che cosa significa, perché certamente non significa Riprendendo oscurarla, significa adottare delle metodologie nuove. quello, diciamo, che stavo cercando di accennare poi, Sì. è che mai come in questo momento tutti stiamo anche abusando del termine collaborazione, creiamo sinergie, ma poi, diciamo, da questi buoni propositi o da questo dirlo, poi dobbiamo passare ai fatti, mentre, ahimè, nonostante i vari confronti con tantissime persone del settore, quindi ripeto, io resto nell'ambito moda e non mi spingo più in là perché non mi compete, ma diciamo, parlando di questo, c'è incredibilmente ancora un'enorme difficoltà nel trovare effettivamente una collaborazione, una reale apertura al dialogo. Quindi sta continuando a diventare uno scontro e un urlarsi contro le proprie specifiche necessità, quindi ancora il privato che, diciamo, ha il sopravvento sull'interesse comune pubblico. Sì, diciamo che il grido è quello della condivisione, della interazione fra energie, ecco, più che altro, più che condivisione, sarebbe proprio corretto parlare di interazione fra, ma è difficilissimo. È difficilissimo, lo è sempre stato, però adesso lo trovo veramente irriverente nei confronti della situazione in cui tutti stiamo vivendo e in cui versiamo. È veramente irrispettoso, perché in questo momento ognuno di noi dovrebbe spogliarsi degli abiti, di tutto quello che è, di quello che rappresenta e di quello che ha. Perché io ho letto all'inizio della mia quarantena, ho iniziato a leggere di tutto, ora non ricordo dove, una frase che mi dice mia figlia, ormai ripeti solo questa, che il coronavirus è un problema democratico, è un problema che riguarda tutti. Cioè, non c'è il più ricco, il più povero, ognuno in base a quanto è esposto alle sue, cioè a quello che ha investito nella sua vita, si trova a dover affrontare e a pagare un prezzo, a pagare il conto. Per cui, cioè, in questo momento, quella interazione di cui si chiede è semplicemente un'interazione di intenti che può poi svanire nel momento in cui ritorniamo alla quotidianità, ma quella vera, quella per sempre, quella che ci consentirà a ognuno di procedere per la propria strada, perché capisco che non è facile, magari, no, per il nostro tipo di attività condividere, ma interagire al momento, spogliandoci delle nostre, diciamo, del nostro essere, secondo me è fondamentale. Però, come appunto dici, ti confermo che a tutti i livelli è veramente difficile e complicato. Ma io sono ostinata e sono convinta che la mia città, che è una piccola città, quindi dove, diciamo, abbiamo anche il privilegio, perché per me è un privilegio, di conoscerci. Io sono sicura che riusciremo con un minimo di impegno a metterci tutti insieme e anche a mostrare questa faccia di una Calabria che ha scoperto in un momento così doloroso di poter far interazione e raggiungere l'obiettivo di ripresa. Assolutamente, ripeto, condivido quello che dici e poi
mi è ancora più facile conoscendo la persona che sei e sicuramente anche le altre persone che ti conoscono, perché so la tua sincerità e come la metti veramente, metti a disposizione la tua persona e le tue competenze per gli altri. Quindi da questo punto di vista, proprio in questi giorni ci siamo sentiti più volte, sei una delle prime che si è proprio preoccupata di trovare e studiare dei nuovi modi di approcciare le situazioni a livello sia personale, ovviamente, come ben sottolineato, che poi dal punto di vista lavorativo. Cosa che, ripeto, reinventarsi, trovare delle soluzioni nuove, alternative, è assolutamente complicato. Non è una cosa che tutti possiamo fare, perché parliamoci, è facile anche qui a parole, bisogna reinventarsi, bisogna fare. Non è una cosa che tutti possono essere in grado di fare. Tra le altre cose, in questo momento non può essere sempre, non ci possiamo nascondere dietro una scusa del genere. È successo, adesso tutti dobbiamo reinventarci. Abbiamo bisogno di essere accompagnati anche in questo percorso qui. Quindi non possiamo, nessuno di noi a nessun tipo di livello, essere completamente abbandonato. Ma ahimè, quello che vediamo è quello che sta succedendo. Ma banalmente, ma dico banalmente, ma non lo è. Io ripeto, ho detto più volte, sono genitore, ho una bambina di quasi 6 anni, a settembre dovrebbe iniziare le scuole elementari, la scuola e comunque in generale i bambini sembrano essere stati completamente dimenticati, andando oltre, diciamo, le possibilità e gli investimenti e i supporti che dovrebbero arrivare dal punto di vista economico per le attività, però proprio a livello, umano, civile della popolazione, partendo proprio dai bambini, da quelli che dovrebbero essere il futuro. Non stiamo avendo nessun tipo di risposta a sostegno e tanti, io ripeto, nel mio piccolo sono e posso ritenermi fortunato, ma ci sono tante persone che hanno davvero bisogno non solo di supporti economici, ma anche di supporti morali, proprio di tutela della persona. Quindi è un momento assolutamente difficile dove tantissimi nodi vengono al pettine. È vero, è proprio così. E spesso parliamo di bambini, ma dimentichiamo anche la categoria che va dai 18 ai 25, che ti dico, va il mio pensiero, maggiore, sai, perché se ne parla poco, almeno io nelle mie letture non ho, letto, tanto su questi giovani, no? Tra i 18 e i 25, 26. A questi veramente in questo momento è stato tolto tutto. Perché cioè, la progettazione, il futuro, per come è la previsione da qui a qualche tempo, non si sa come, quando, è veramente è infinitamente triste. E io spesso mi soffermo su questa cosa e quando in quei momenti un po' di sconforto che chiaramente possono capitare, io penso soprattutto a loro, veramente. Penso a loro e penso ai miei genitori che non meritano di stare chiusi in casa adesso in questa situazione, quando cioè, erano nelle condizioni di poter vivere serenamente, magari no, tutte le loro fatiche. E quindi questo è chiaramente, però questo mi fa da stimolo a dire dobbiamo cercare di reagire, non di farcela. Ce la faremo è una cosa che non la dico perché non lo dico perché non so, cioè reagiremo e questo dobbiamo farlo, questo lo dobbiamo Allora, fare. da questo punto di vista, andando più sullo specifico, una nostra amica negoziante di Monopoli ci chiede, o meglio, chiede a te come pensi, diciamo, di interagire con i tuoi clienti, no? Da qui in avanti. Penso che tu già, come dicevamo, hai iniziato proprio a lavorare su questo, su un cambiamento. Sì, assolutamente. Diciamo che la nostra concentrazione massima è proprio su questo, cioè su come affrontare il giorno dopo, after day. Perché sicuramente se il rispetto delle ci impone di usare determinate regole, per quanto il negozio possa essere con della metratura, eccetera, eccetera, non è facile, assolutamente. Quindi è chiaro che pensando sempre, perché guarda, noi da qualche tempo ci siamo anche nell'online, però per me il fulcro, diciamo, veramente il centro di tutta la nostra attività, della famiglia, è il negozio fisico. Per me esiste solo quello. Quindi la nostra concentrazione in questo momento sta proprio è rivolta a come regalare
dei momenti di serenità alle nostre clienti, quelle che abitualmente venivano, facevano due chiacchiere in negozio. E quindi ci stiamo attrezzando con una WhatsApp, con le videochiamate all'interno del negozio, insomma tutte piccole cose che io anzi vorrei consigliare a tutti, anche i piccoli, nelle piccole boutique, che sono delle cose che possono essere fatte, per le quali non è richiesto né un investimento che al momento nessuno di noi potrebbe assolutamente fare. Però ci sono delle piccole cose che si possono assolutamente, ci si può inventare, utilizzarle per stimolare anche la signora che sta a casa, la nostra cliente, che tanto ci manca, a cui tanto noi manchiamo, perché comunque le mie collaboratrici ricevono quotidianamente messaggi di speriamo di vederci presto. E devo dire che le ragazze, diciamo anche a mia insaputa, si sono veramente sapute organizzare, perché ieri sera ho ricevuto dei messaggi di amiche e clienti che mi dicevano: sai Angela, non so, io non sono brava su Facebook, non ho Instagram, però girando su i messaggi ho visto che le tue ragazze avevano messo degli abiti bellissimi sul WhatsApp, e io non lo sapevo neppure. E questo è stato non ho avuto il tempo oggi di fare i complimenti alle mie ragazze, perché sono stata presa da altre cose, ma è veramente, sono rimasta ieri sera straordinariamente sorpresa, che quindi ognuno di noi sta cercando di attrezzarsi per mantenere questo legame con le proprie clienti. E quindi questa è la prima cosa. Poi leggevo mentre scorrevano qui, sì, gli audensi, certo, che mi diceva come pensiamo di, diciamo, no, allestire la vetrina del primo giorno. Allora, sì, io un po', ecco, facendo un'analisi di quello che sono state le vendite online o anche su altri marketplace, insomma, cercando e chiedendo statistiche, chiaramente quello che si è venduto sono, cioè, la t-shirt, il jeans, il pantalone, la giacca. E allora io direi che come prima vetrina sarà, cioè, questo mondo, questi 47 giorni, quello che è stato richiesto in questi 47 giorni. Non possiamo andare a pensare di scombussolare, di ritornare, come già ho detto prima, anche per questo non si può creare un disordine, un disorientamento. Bisogna per il momento rimanere in questa ottica e con questa immagine di un quotidiano, perché per ancora un bel po' di tempo non avremo sicuramente feste, cocktail, presentazioni di libri o altro. Da questo punto di vista, giustamente, per rispondere anche alle tante persone, perché poi dopo, sì, sembriamo che noi viviamo sulla luna e vogliamo solo dare dei messaggi, certo, no? Dei messaggi, certo, positivi, ce la faremo, tutto andrà bene e quant'altro. Da questo punto di vista, io tengo a precisare, come ho già fatto nelle altre dirette, è che qua davvero, poi entrando nello specifico, fattivamente ognuno ha un ruolo davvero importante affinché la cosiddetta filiera resti in piedi. Quindi i negozianti devono fare il loro nel rispetto del fornitore, ma il fornitore deve assolutamente avere rispetto del negoziante, quindi si devono per forza trovare delle soluzioni. È normale che se le cerimonie non ci saranno, è difficile che potrete voi pagare quella merce lì, perlomeno pagarla al 100% di quello che è il valore fatturato, però probabilmente si possono trovare delle soluzioni dove tutti rinunciamo a un pezzettino per poter proseguire un percorso, come dicevamo, intanto di soluzione fondamentale dell'immediato, per poter costruire in maniera sana e concreta il futuro. Quindi da questo punto di vista, questa è la mia personale opinione, anche conoscere e condividere, se hai piacere, anche in generale, senza andare nello specifico, non mi voglio permettere, anche oltre voi, le aziende come si stanno, diciamo, come stanno interagendo con voi. Ripeto, siete una struttura storica, avete tra uomo, donna e gli accessori tantissimi brand all'interno, dialogate con tantissime aziende italiane ed estere. Sì, allora diciamo che siamo anche lì in una fase di sospensione, di sospensione, perché a parte che è chiaro, quello vale, è stato una, come dire, un fatto quasi naturale spostare, cioè non fare spostare i pagamenti all'apertura, ma per quello è stato naturale. Per tutto il resto, cioè, si sta rinviando, quindi a quando apriremo.
cioè non c'è pressione, almeno per quanto riguarda i miei fornitori, io non ho avuto pressione da nessuno e alle mie richieste, perché mi piace sempre sapere come devo organizzarmi, cioè mi è stato risposto di aspettare, di aprire e poi insieme, cioè chiaramente facendo un sacrificio per uno, perché i sacrifici dovranno essere per forza reciproci, cioè non, sicuramente nella filiera. Noi siamo l'ultima, diciamo, no? L'ultima catena ed è chiaro che non possiamo pagare solo noi. Come dicevi, ad esempio, per quanto riguarda i vestiti eleganti, saranno un capitolo assolutamente chiuso, no? Noi abbiamo avuto anche annullamenti cioè di È cose normale, già, tutti già ordinate. cose, abiti già scelti È dai normale, clienti sappiamo anche da annullati. questo punto di vista, ovviamente, che chi ha delle cerimonie importanti giustamente tende a scegliere e organizzare Prima per tempo, certo. molto, molto prima, con largo anticipo, quindi. Allora, per quanto riguarda le cerimonie, sono state tutte, quasi tutte, spostate nel 2021, per cui molte clienti mi hanno chiamato chiedendomi consigli e dicendo: Angela, potremmo spostare a settembre, però poi dovremmo rispostare ad aprile. Che cosa ci consigli tu? Direttamente il 2021, cioè. Non, è, psicologicamente non è corretto anche nei confronti della sposa, dello sposo, comunque qualunque altro tipo di cerimonia, a stare sempre in questo suspense. Allora diamoci un tempo più lungo in maniera che possiamo tutti con tranquillità organizzare un evento, un momento felice, bello, che deve raccogliere tante belle emozioni, no? Se viverlo in maniera stressata e doverlo rimandare più volte e quindi è questo sicuramente una cosa abbastanza che sta accadendo, diciamo, quasi quotidianamente di ricevere messaggi o telefonate di questo tipo. Ti ripeto, con le aziende io ho scoperto, perché sai, allora, prima di tutto questo corriamo tutti, spesso mi sembrava, dico, di non essere molto, forse, come dire, di non aver creato tanti rapporti, perché io sono comunque, è vero che sono estroversa, però quando sono in giro per lavoro sono anche molto veloce. Mi soffermo poco, faccio poche chiacchiere perché insomma sono fatta così. E invece ho scoperto in queste settimane veramente di aver costruito, cioè ho vissuto, diciamo, anche se solo telefonicamente o con altro, delle belle esperienze umane che quindi mi hanno fatto riflettere sul fatto che effettivamente avevo costruito probabilmente dei bei rapporti che per la troppa fretta magari tu non li vivi. Però sono lì in un cantuccio e stanno lì e nei momenti appunto come questi vengono fuori. Quindi questo per me è stato veramente tanto importante, l'aspetto. E ora poi alla prossima diretta ti dirò come abbiamo risolto queste situazioni tra noi e i brand. Sì, aspetta che abbiamo. Allora, aspetta che ti stiamo un attimo, abbiamo qualche problema col tuo collegamento. Eccoci qua. Sì, ci dicevi che ovviamente Sì, poi, ma questo sicuramente tanto avremo modo di fare altre dirette, quindi sarà proprio importante sapere dopo cosa succederà. assolutamente. Comunque Quindi quando ecco, continueremo a mo' di perché inchieste, sai. diciamo, non lanciamo un po' tipo quelle inchieste di report e poi non sappiamo come va a finire, nel senso che è bello denunciare, ma poi non sappiamo come va a finire, che succede. Appunto, dopo questo monitoraggio e questo momento di sospensione, diciamo che poi sicuramente appena apriamo ci sarà la raccolta di tutte le situazioni che comunque sono già lì messe per bene, e quindi poi ti dirò alla prossima diretta. No, questo sicuramente. E al di là dei rapporti proprio con i fornitori e in generale proprio del vostro modo di approcciarsi, quindi che capiamo essere giustamente aperto e propositivo al dialogare, a cercare di trovare dei nuovi equilibri che dovranno rigorosamente esserci per quello che c'è oggi in ballo, no? Quindi la stagione in corso. Giustamente alcune persone chiedono e tanti in questi giorni hanno chiesto. Qual è il vostro pensiero? Come pensate di approcciarvi? Anche se, anche a mio modesto parere, è davvero presto fare questa valutazione oggi all'acquisto, alle nuove campagne vendite, perché poi anche qui ho letto in questi giorni di tutto. Sicuramente poi nei prossimi giorni avrò modo di avere qua in diretta alcuni titolari di showroom.
E quindi questa fretta nuova di organizzarsi a luglio per iniziare con le nuove campagne vendite, personalmente capisco gli interessi di tutti, ma io non la comprendo. Anche perché dovrete avere, secondo me, la totale serenità di vendere, speriamo con meno saldi e meno sconti possibili, il più a lungo possibile, quindi sicuramente fino a tutto settembre, mi auguro io, e poi poter ristabilire gli equilibri con le consegne autunno-inverno dal mese d'ottobre, quando realmente inizia l'inverno, mediamente in tutta la regione, fatto salvo di qualche specifica zona che, ripeto, ahimè, sia di turismo italiano che soprattutto di quello estero, che forse aveva necessità maggiore di vedere o di voler acquistare un capo invernale a luglio, non ci sarà, ecco. No, no, sì, io infatti la prima proposta che sembrava fosse quella di rimandare tutto a settembre mi sembrava la più logica, la più razionale. Se questa proposta di luglio è semplicemente di presentazione, può anche andare bene, perché comunque diciamo che se dovrebbe che poi avverrà, diciamo, secondo modalità diverse, perché chiaramente avverrà secondo modalità diverse. Quindi se è solo una presentazione potrebbe starci in maniera da servire da stimolo, però concretamente io penso che prima di settembre nessuno di noi sarà in grado di cioè di organizzare acquisti o altro, ecco, proprio per quello che dicevi prima, perché altrimenti facciamo sembrare che veramente tutto vada bene, mentre a me questa frase andrà tutto bene è un hashtag che ho. Non, cioè, rifiuto e no, non va bene. Quindi io ti dico, cioè, proprio la mia prima impressione è stata questa. La proposta di settembre mi sembrava quella più valida. Ora sentire che a luglio, però io sono convinta che sarà una presentazione soltanto ideale per poi rimandare gli acquisti a settembre. Sì. Questo è quello che Capiremo, io ripeto, penso. infatti da questo punto di vista sono curioso perché ci sono ovviamente tantissimi equilibri e tantissime problematiche in gioco, quindi da questo punto di vista sono molto curioso di ovviamente di confrontarmi anche con sempre più aziende e anche ovviamente i titolari di showroom perché la situazione è particolare e i cambiamenti in ballo, come dicono. Per le grandi cose saranno davvero epocali, quindi ci sarà Epocali, ma poi guarda come qualcosa di succede diverso. a noi, anche a loro, cioè quello che hai deciso oggi, al mattino dopo, cioè è completamente il contrario, per cui è difficile. Cioè Sì, io capisco che anche loro siamo anche tutti nello stesso. anche perché, ecco, adesso si stanno studiando, come sappiamo, nuovi metodi. E approfondimenti sulle modalità di comunicazione anche di vendita. Ho letto positivamente, no, questo fatto di voler ridare vigore e forza alla moda italiana, quindi anche rimettendo al centro dico Milano, come ovviamente perché in Italia è la capitale della moda, come tutti sappiamo, a discapito. E questa stagione qua, sia per l'impossibilità di viaggiare, ma a discapito in generale di Parigi, che anche da noi italiani spesso è stata vista, no, come la meta dorata ancora più di Milano. Però poi dovremmo capire anche a livello proprio di indotto, visto che i tanti buyer esteri non potranno frequentare, o almeno si pensa che eviteranno Milano, ahimè, dove sono io, che oggi ancora continua ad essere gravemente colpita, quindi capiremo anche qua quali saranno, diciamo, le prossime evoluzioni. Avranno sicuramente più voglia, diciamo così, di fare un viaggio, di acquistare a Parigi che non a Milano. Ecco, quindi capiremo anche lì come ci sarà questa nuova riorganizzazione del tutto, anche dal punto di vista commerciale e distributivo. Per questo dico Detto che ancora purtroppo, nonostante insomma siamo già ormai a fine aprile, purtroppo devo dire che è ancora presto per fare cioè anche semplici congetture, Ah perché. sì, purtroppo oggi quello che ho detto, quello che diciamo oggi, domani è già vecchio. Tra le altre cose, viviamo più che alla giornata, aspettiamo speranzosi anche, diciamo un po' speranzosi, un po' timorosi da quello che verrà detto oggi o chi lo sa oggi
da Conte e capiremo qualcosa di più, o meglio, cercheremo di capire qualcosa di più, perché poi la questione è che in tutte queste conferenze abbiamo tutti alla fine dovuto noi di cercare di capire cosa avrà voluto dire, si dice. Ci vuole cioè devi camminare con il vocabolario, l'interprete, anche se parliamo la stessa lingua. È molto complicato, guarda, io penso che anche che chiunque sia lì si trova in una situazione un po' difficile da gestire perché chiaramente ci siamo trovati tutti in una situazione inimmaginabile. È chiaro che l'unico augurio e l'auspicio che faccio è che tutti possano operare in buona fede e con assoluta lealtà, pensando al bene del paese, al bene dell'Italia. Bene, Angela, io non so se il wifi ci assiste, prima di salutarci riusciamo a dare una Vediamo se sbirciatina. riesco. Sì, vediamo se ci riesco. Se riusciamo, diamo giusto una sbirciatina prima dei saluti. Vediamo un attimo se riusciamo, ma il wifi non ci sta dando assistenza. E intanto vi anticipo che domani, che è lunedì, riprenderemo ovviamente con le dirette, due dirette che ci saranno. Alle ore 11 sarò a Palermo, scenderò in Sicilia e andrò ad incontrare l'amico Marco Inzerillo presso la sua storica boutique da uomo. E invece nel pomeriggio alle ore 17 sarò a Roma, nella mia città, ad incontrare Annalisa, titolare di Gibò. Quindi proseguiremo, mentre martedì pomeriggio, come vi dicevo, avrò una nuova diretta, oltre che con altri amici negozianti. Nel pomeriggio sarò a Martina Franca con Berwich. Eccoci qua, intanto la linea sembra essere tornata. Guarda, Saluto anche tua figlia, tra le altre cose che vedo collegata. Ciao. Ciao ti Marti. faccio vedere questa scheda da dove è nata la mia, una scheda socio-economica del 1905, vedi? Che mio padre Sì. tiene tantissimo e l'abbiamo voluto che fosse al centro del negozio. Comunque qui continua il negozio, uno dei negozi. Bene, siamo qui. Ciao Luca, che vedo collegato adesso. Sì. Sì, qua siamo nel contenitore, da donna. Sì, il Quindi negozio qui storico, vedete. questo è il negozio storico, poi lì di fronte, non so se riesco a farvelo vedere, è il negozio da uomo. Eccoli, proprio di fronte si deve solo Sì, si attraversare la strada, attraversa c'è il e negozio poi vostro da invece uomo. sulla strada, sul corso principale ci sono gli altri due. Sì, che poi tra le altre cose, perché poi dopo anche sempre per il discorso si fa presto a parlare tutto. Parlavamo proprio di cerimonia prima, non a caso, al di là delle domande. Voi proprio recentemente avete reinvestito nuovamente nel mondo della cerimonia, che poi era un elemento storico della vostra azienda, con un atelier dedicato, quindi Sì, siete molto, molto coinvolti da questo punto di vista e conoscete bene l'argomento assolutamente. e le problematiche. Sì, purtroppo sì. Ecco, io sono. Vediamo se Sì. riesco. Ecco, sono qua. Eccoci qua. Grazie per questa sbirciatina. Speriamo io per primo di poter tornare a Crotone presto e di aver Così. modo Persona di rivederci di persona molto 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 presto. di conoscere questa bellissima città che veramente secondo me è il fiore all'occhiello della Calabria, anche se conosciuta da pochi. Tua sorella ci consiglia di risalire al piano di sopra, forse non so se per dare sempre una sbirciatina o perché sopra, diciamo, No, perché forse pensa che c'è il wifi che sia migliore, però vabbè, migliore. tanto stiamo per finire. Ok, bene. Angela, io ti ringrazio davvero molto per avermi dato questa possibilità di averci aperto una delle tue boutique, di aver avuto modo di fare due chiacchiere
due chiacchiere molto, molto piacevoli, averci raccontato non solo la storia della vostra azienda, ma come ho detto ad altre persone, di averci messo la faccia in maniera molto, molto personale, averci raccontato la vostra storia, ma anche e soprattutto il momento come lo state vivendo, come lo state affrontando e condividendo con noi alcune valutazioni molto, molto personali, molto umane, oltre che, ripeto, professionali. Quindi di questo te ne sono davvero grato, sono molto contento di aver avuto questa opportunità oggi pomeriggio. Io ringrazio te e come sempre sai benissimo quanto è la mia stima e ti seguo in tutte le tue, in, i tuoi percorsi. Ti ringrazio davvero enormemente. Ringrazio te, ringrazio Antonella, tua sorella, ringrazio tutta la vostra famiglia, tutti i vostri collaboratori, il team, Luca. Quindi spero davvero di vederci assolutamente presto. Un grandissimo in bocca al lupo e buona serata. Ciao, Ciao, ciao Anna, grazie, ciao, ciao. grazie, A te, ciao, ciao cara, ciao, ciao, ciao. grazie. Allora, ancora grazie ad Angela Vitale a questa opportunità di aver avuto modo di essere stati a Crotone ad incontrarla, conoscerla personalmente. Ci siamo fatti raccontare un po' di cose, dei tanti aneddoti, tanta anche slanci e proposte. Domani continueremo, come vi accennavo, quindi se vorrete sarò di nuovo qua collegato alle ore 11. Vi auguro una buona serata in attesa di Conte, vediamo se arriva, ma intanto è orario, facciamoci un aperitivo. A presto, ciao ragazzi, grazie a tutti.